Sì, oggi è il 30 luglio, il 30 luglio di 175 anni fa, e quindi del 1843, la nostra città annunciava l'inaugurazione del primo stabilimento privilegiato dei bagni marittimi. Una storia incredibile, 175 anni fa. Se noi siamo qua con la Romagna, con Rimini, con il Grand Hotel, con tutte le nostre strutture ricettive, se siamo diventati la capitale del turismo italiano, lo dobbiamo a quella data del 30 luglio del 1843, quando proprio qui vicino c'è ancora la villa dei Conti Baldini, un medico riminese, Tintori, e i Conti Baldini si inventarono il primo stabilimento dei bagni. Venite da noi perché il mare fa bene, l'elioterapia, l'idroterapia, il mare non è qualcosa di insalubre. Nasce l'industria moderna del turismo. 175 anni di storia incredibile, noi diventiamo lo stand d'Italia, arriva nel 1908 il Grand Hotel, poi con Mussolini le colonie, poi la guerra, 386 bombardamenti, diventiamo il mito, gli anni 50, 60, arrivano i tedeschi, gli svedesi, gli inglesi, chi si era combattuto nella guerra si ritrova a Rimini, poi gli anni 80 del divertimento, della notte, gli scricchiolii del modello negli anni 80-90, la stagione della destagionalizzazione, la fiera negli anni 90, 2000, siamo oggi, dobbiamo cambiare. Per essere al passo di quella storia, per essere forti nell'industria moderna del turismo, abbiamo delle cluster, delle strade maestre, non possiamo vivacchiare, non possiamo sederci. Oggi abbiamo fatto un punto con la regione, 175 anni dopo, lo standing internazionale, essere forti nei mercati internazionali. Intanto un dato, Rimini è la località della Riviera Romagnola che supera il 30% di turismo internazionale. I primi 5 mesi da gennaio a giugno molto forti, più 9% di presenze internazionali, più fatturato. Come si dice sempre, i conti si fanno a fine campionato, non cosa hai fatto la domenica, un giorno perdi, un giorno vinci. Noi, il nostro campionato è 12 mesi all'anno, la stagione finisce a fine di settembre, faremo i conti, però intanto più 9% di presenze internazionali e Rimini 175 anni dopo il primo stabilimento balneare è sopra la soglia del 30%. Quindi va bene? No, dobbiamo continuare a cambiare, Parco del Mare, fine 2018 e 19 partono i nuovi lungomare a nord e i primi pezzi a sud e poi 2020 si compiono i grandi motori culturali. Quest'anno inaugureremo il teatro inaugurato da Verdi, lo reinaugureremo nel 2018, il Teatro Galli, i grandi musei d'arte contemporanea con la Fondazione San Patrignano saranno pronti nel 2019 per arrivare nel 2020 al Museo Internazionale Federico Fellini. Abbiamo bisogno di icone, di miti per andare nel mondo, per avere uno standing elevato, si parla di Capri, di Amalfi, della Costa Azzurra, della Toscana, con l'APT in questi 2-3 anni abbiamo incominciato a seminare il posizionamento di Rimini sui mercati internazionali. Nel 2020, quando apriremo il Museo Internazionale Federico Fellini, l'obiettivo è di avere 300-400.000 presenze in più. Un'ultima annotazione, questo lavoro di cambiamento è stato percepito dalla stampa estera, oggi abbiamo presentato un book enorme, negli ultimi 2-3 anni oltre 500 articoli, 500 testate hanno parlato dell'Emilia Romagna nel mondo e di Rimini. Cito il New York Times che dice per la prima volta storico che Rimini, Fellini è tra i 50 posti da vedere nel mondo, siamo la miglior destinazione d'Europa per l'Only Planet, la FAS, la Frankfurter Allgemeine Zeitung dice di noi di nuova dolce vita, la Süddeutsche Zeitung, altro quotidiano straordinariamente importante, parla di nuovo rinascimento. Dobbiamo avere la consapevolezza che all'estero non ci vedono più solo la spiaggia della Teutonen Grill dove facciamo abbrustolire gli stranieri, ma ci stanno raccontando e percependo come una città in grande cambiamento. Oggi, 175 anni dopo, ci sembrava giusto rimarcare una storia che è iniziata perché qualcuno ci ha anticipato e ci ha dato futuro, i Conti Baldini, Tintori, la città di allora. Questa storia la prendiamo e la mettiamo nel futuro per essere forte sui mercati internazionali. Bene l'Italia, ma con i grandi motori culturali, la Rimini del Rinascimento, la Rimini romana, la Rimini di Fellini, il nuovo grande Parco del Mare, saremo forti sul mercato internazionale.